Un saluto a tutti dal Criticone, questo che vi mostro oggi è un altro coltello che ho acquistato recentemente della marca Asmeten. Si tratta di un coltello professionale da diciamo 20 cm, professionale parliamo sempre per modo da dire, perché comunque si tratta di un coltello molto molto economico, di marca cinese, quindi loro dicono professionale. Io ve lo devo dire perché c'è scritto sulla confezione, però si tratta di un coltello da due soldi, insomma, e tuttavia taglia molto bene, almeno da quello che ho visto. Io adesso l'ho rimesso nella scatola, ma l'ho già provato per voi, questo per farvi vedere esattamente cosa troverete nell'imballo. Sembra un simile acciaio damasco, io non so onestamente se è un vero acciaio damasco, ma dubito fortemente, perché il prezzo è intorno ai 16-17 euro, quindi quelli damasco costano centinaia di euro, questo sicuramente non è un vero damasco. Però quello che vi voglio far vedere, come quello che vi ho fatto vedere la volta scorsa, questi coltelli sono molto sottili, vedete come si flette pure addirittura, e sono realizzati sicuramente in acciaio. Il manico non è male per niente, perché se vedete è ben levigato, è fatto bene. Adesso vi tolgo questo così si vede meglio. E oggi purtroppo non c'è molto sole, siamo in un giorno di pioggia, quindi si vede un po' così, discutibilmente. Io uso la luce ambiente perché rimane più morbida. E quindi, che dire, il manico è molto bello, a me piace, e l'impugnatura è abbastanza buona. Qui c'è si vede il marchio, vediamo se riesco a... qui si vede un pochetto il marchio sopra la trama, diciamo, del damasco. E che dire, quando arrivano questi coltelli tagliano come rasoi, quindi se io adesso trovo il modo per tenere fermo il foglio, come vedete, tagliare taglia bene, e chiaramente poi andando a utilizzarlo inizierà a tagliare meno, questo è logico, però perché comunque ci sono alimenti, tipo alimenti acidi come i limoni o come il pomodoro e così via, che tendono a rovinare la filatura della lama. Allora, io cerco di spiegarvi una cosa importante, che poi peraltro è scritta qui nel foglio delle istruzioni, perché qui spiegano bene cosa fare e cosa non fare per avere cura del nostro coltello. Allora, la cosa importante è, questo foglio è in inglese, ma sicuramente nei prossimi giorni uscirà anche in altre lingue, perché comunque c'è scritto sulla descrizione del prodotto che il manuale è presto disponibile, c'è scritto insomma in altre lingue. Allora, fondamentalmente vi faccio un riassunto. Allora, il coltello non va lavato in lavastoviglie, ma questo è possibile farlo perché è un tipo di materiale particolare. E per quanto riguarda il discorso della cura del coltello, allora, ogni coltello, diciamo, se noi andassimo al microscopio a vedere l'affilatura, troveremmo tanti dentini messi tutti quanti allineati. Nel momento in cui noi andiamo a tagliare 1, 2, 3, 4, 5, 10 volte, questi dentini si disallineano, quindi si utilizza quella specie di affilacoltelli, che è quella specie di puntale, insomma, lungo, tutto un po' seghettato, dove vedete a volte il macellaio che va a fare tran 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 e va ad affilarlo, che poi sarebbe questo lavoro qua. Guardate, ve lo faccio vedere perché c'è proprio la foto. Quel tipo di affilacoltelli, che è questo qui, come vedete, questo verticale, che nel nostro caso bisogna adottare un angolo di 10 o 15 gradi, perché andando a passarlo in questo modo andiamo a riallineare i dentini che si sono un po' storti, li andiamo a rimettere tutti dritti. In questo modo è possibile continuare a far sì che il coltello tagli bene per ancora qualche tempo, qualche giorno, insomma, perché poi comunque questa pratica va fatta quasi spesso, insomma. Per quanto riguarda il discorso che dopo un certo margine di tempo questi dentini si tendono a rompersi, e quindi non funzionerà più questa tecnica, bisognerà portarlo da qualcuno che affila i coltelli, oppure, se ce l'avete a casa, utilizzare una pietra. Come si utilizza una pietra al momento non ve lo posso spiegare, perché è una cosa abbastanza lunga, quindi servirà o fare un video, magari ve lo farò pure, se vi va, cioè magari chiedetemelo se vi va sui commenti del video questo qui, posso farvi un video dove vi spiego come si affila un coltello con la pietra. Per quanto riguarda, insomma, diciamo il resto, chiaramente ogni volta che utilizzate il coltello
è buona cosa pulirlo subito, cioè lavatelo subito sotto l'acqua e lo asciugate immediatamente. Perché? In genere, perché è lo stesso motivo del perché i coltelli non vanno mai lavati in lavastoviglie, perché la lavastoviglie una volta che ha finito di lavarli li lascia asciugare nel vapore, diciamo. Che succede? Che si può formare, anche se questo è acciaio, si può formare comunque a lungo andare nella parte esterna, si può formare un po' di ruggine. Questa ruggine, se vi si forma, si può togliere. Se usa un limone, ce lo spremete sopra, lo strofinate per un po' di tempo sopra, ci cioè fate qualche strofinatina, dopodiché utilizzate una spugnetta di quelle ruvide e grattate e vedrete che si toglie piano piano questa ruggine. Quindi comunque io vi dico che per 17 euro secondo me ne vale la pena, perché comunque non è una cifra esagerata, dai, 17 euro è meno di quanto paghereste quando andate a comprare una pizza, però ci avete un coltello buono, perché comunque non è uno di quei coltelli che vi dureranno per tutta la vita, però col fatto che secondo me non vi durerà manco più di un paio d'anni se non lo mantenete pure di meno, però secondo me, essendo molto sottile, taglia bene, cioè voi potrete andare a fare un taglio preciso delle cipolle, dei pomodori o di qualche altra cosa, addirittura pure il prosciutto ci potete tagliare. No, il prosciutto, vabbè, magari servono quelli secchi secchi e lunghi di coltelli, però se avete quei trancetti di prosciutto, tipo io per esempio ho lo speck a casa a trancetto, quando vai a tagliare con questo ti taglia bene, perché comunque la lama è sottile, si riesce a fare una fetta che non sia grossa come una di quelle tagliate con l'accetta, insomma, per capirci. Quindi secondo me questo qua, ritornando a bomba, è un buon acquisto. Non ve posso dire ottimo perché non lo è, però è un buon acquisto secondo me. Se volete trovate il link in descrizione. Se per caso avete qualche prodotto da farmi vedere, magari volete segnalarmelo perché pensate che è un prodotto ottimo, mandatemi una mail, oppure se volete scrivetemelo qua tra i commenti e sarò ben lieto di dargli un'occhiata e valutare magari di recensirlo, che so. Per oggi ragazzi è tutto, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Un saluto a tutti!